La Regione in poche occasioni, forse mai negli ultimi 10 anni, ha avuto una disponibilità di risorse così importante ed è chiaro che quando succede una cosa di questo tipo si riescono a dare molte risposte, si riescono a collocare soldi in tanti capitoli. E cosa non va? Ma non va che appunto in un momento così favorevole come risorse si poteva fare di più su alcuni temi strategici per il futuro di questa regione. L'ambiente, uno di questi, c'è poco. Il secondo è quello del recupero, della rigenerazione del nostro patrimonio immobiliare, del nostro patrimonio naturale, anche per evitare il consumo di suolo. Nonostante le tante risorse, si conferma la fragilità del nostro sistema sanitario in questo momento, sia nella tenuta di fronte alla pandemia, nonostante lo sforzo e il sacrificio encomiabile di tantissimi professionisti della sanità, e anche nelle scelte, a mio avviso, confuse che si vanno facendo. L'andamento dei piani aziendali, le contestazioni dei piani aziendali, altro non sono che la conferma di una contraddizione tra le scelte strategiche del PNR e la interpretazione che in questo momento si sta dando della sanità territoriale, un'interpretazione povera.